Da proprietà della famiglia mafiosa Valle, che dal 2005 al 2010 tra un party e l'altro dava rifugio ai latitanti, la masseria di Cisliano è diventata un presidio dell'antimafia. Don Massimo Mappelli e i suoi amici e collaboratori, tra i quali molti volontari, la Caritas, il Fidei Donum laico Giovanni Balestrieri, hanno dato vita a un progetto sociale e umano e ci portano in un tour nella ex tenuta dei Valle per visitare la masseria. La libera masseria dove siamo adesso oggi è un importante presidio di legalità, viene da una storia di criminalità che è legata alla famiglia Valle, che qui aveva costruito il suo quartier generale, e poi nel 2010 vengono arrestati i componenti della famiglia Valle che abitavano qua e viene sequestrato il loro ingente patrimonio, tra cui c'era anche questo luogo, la masseria di Cisliano. Sono 4 grossi appartamenti, pizzeria, ristorante, giardino con piscina, parcheggio, 10.000 metri quadrati in totale. Viene sequestrato nel 2010, va a confisca definitiva a fine 2014. In quel momento, quando va a confisca definitiva, succede un fatto che desta un po' l'allarme in noi e quindi nelle cooperative sociali, nelle associazioni, nella Caritas di questo territorio, che si stava occupando di accompagnare i più fragili, dare lavoro, casa. Cosa succede? Succede che sparisce il cancello d'ingresso di questo luogo, quello che dà sulla strada principale, che è la strada che da Milano va a Vigevano, una strada molto trafficata. Ed è un po' come un segnale, no? Se non c'è più un cancello d'ingresso può entrare chiunque. Il segnale è preciso: se non è più nostro, perché è stato confiscato definitivamente, non sia più di nessuno, adesso può entrare chiunque a fare che cosa? A rompere, a spaccare, a distruggere, a rubare, a portar via, a renderlo inagibile e inutilizzabile. Quel bene confiscato, che era stato a lungo una dimora mafiosa e criminale, gli attivisti della libera masseria non avevano intenzione di lasciarlo marcire senza trasformarlo in qualcos'altro. Qui si fa anche scuola di antimafia oggi. Ciclicamente la libera masseria ospita scolaresche che passano intere mattinate e campi estivi a capire cos'è la mafia al nord, perché è così radicata e come estirparla. Allora, con un insieme di realtà, abbiamo deciso di fare una proposta all'amministrazione comunale di Cisliano, dire facciamo un presidio a tutela del bene. E a maggio, il 13 maggio del 2015, noi siamo entrati qui senza chiedere permesso a nessuno, nemmeno noi, entrava chiunque, siamo entrati anche noi, ma con una differenza: noi siamo qui come società civile che vuole tutelare, difendere questo patrimonio che ora è diventato di tutti. Da lì in 15 giorni c'è stata un'assegnazione provvisoria al comune di Cisliano affinché lo utilizzasse nella rete che si era creata attorno a questa idea del presidio, e da lì sono partite alcune attività. E quali sono le attività? Le attività fondamentalmente sono due: l'accoglienza negli appartamenti e poi le case, cosa le abbiamo usate a fare. In tutti questi anni queste case hanno dato accoglienza e ospitalità a nuclei familiari di questo territorio che perdono la casa per sfratto. E in tutto il resto dello spazio l'abbiamo messo un po' in ordine per quello che si poteva, tenendo conto del fatto che appunto dovevamo fare tutto con le nostre forze e non avevamo possibilità di accedere a fonti di finanziamento in quanto in assegnazione provvisoria, e abbiamo iniziato ad utilizzarlo come luogo per formazione e lavoro dei giovani ma anche degli adulti. Sono passati di qui in 7 anni più di 11.000 ragazzi a fare formazione su che cosa? Sulla giustizia sociale, sulla Caritas, sul perché siamo in un luogo come questo, su cosa dice la Costituzione italiana, sulla presenza delle mafie in Lombardia e nel nostro paese, sulla storia della famiglia Valle che abitava questo territorio, con incontri e testimonianze di vario tipo per i ragazzi. E appunto sono 11.000 i ragazzi che sono passati, sia ragazzi da scuole, oratori, parrocchie, scout, eccetera. E in estate in una forma residenziale, quindi i ragazzi vengono, si fermano a dormire una settimana e viene fatto un campo residenziale, in inverno in formule diverse, o residenziali o anche più contenute nel tempo, se sono scuole per esempio, che magari vengono per una giornata o due giornate. Questo ha permesso di dare vitalità a questo posto, non solo di far sì che non venisse distrutto, ma di riempirlo di significato, di storia,
e questo ha portato nel 2021 all'assegnazione definitiva.